Ciao ragazzi, allora oggi volevo farvi vedere un trucco, non so se riesco completo con i prodotti che ho comprato, però con dei prodotti nuovi che neanche io ho mai provato, soltanto una cosa ho provato. Allora, se vedete tutta la pelle rossa è perché ora mi sono struccata, perché già l'ho truccata sotto, però con dei prodotti che già avevo comunque. Invece ora voglio cercare di fare un trucco completo con dei prodotti che ho comprato tra ieri e oggi. Allora, cominciamo da questo siero viso della Dente. Sono tre, ne sono tre, e dopo vi faccio vedere gli altri due. Allora, questo è un siero viso della Dente con acido ialuronico, e lo utilizzo sia prima di truccarmi che dopo, perché la mia pelle è mista, cioè non è né secca secca, ma non è neanche grassa. Quindi, cioè, dipende, in realtà certe volte è proprio grassa, però certe volte è estremamente secca. Tipo dopo questa cosa avrò la pelle secchissima e dovrò mettere proprio una crema idratante, cioè non basterà un siero, cioè mi serve proprio una crema idratante. Ma mi dato che non si mantiene perché ha capelli puliti. Ok, cominciamo dal correttore. Volevo provare questo correttore dell'Essence, che è di una tonalità un po' più scura di quello che avevo precedentemente. Eccolo. Infatti è un po' più scuro. Sì, perché se vedete quello là che usavo prima, questo qua che usavo prima, è molto più chiaro. Ora lo vado a stendere con questo pennello. Allora, è di una tonalità un po' più scura, già ve l'ho detto, perché l'ho preso anche per questo mio piccolo viaggetto, cioè questo mio viaggio che dovrò fare a Natale, poi vi svelerò la meta. E non è proprio buono come l'altro, è un po' pastoso, un po' granuloso, e subito lo devi stendere, se no si secca ed è difficile da stendere. Io non uso più la cipria, non mi piace, però per fare un trucco completo non utilizzarla. Ho questa qui, non l'ho comprata ora perché, come vi ho detto, non la utilizzo, vecchia dell'Essence, che prima era compatta, ora si è deformata. Allora prendo questo pennellino piccolo e la metto giusto un po' sotto agli occhi, ma proprio così, oh, perché la odio proprio. Sul naso e un po' nella piega, perché sennò mi va a mettere tutto come si dice, il correttore dentro la palpebra. Ecco qua. Ora andiamo a mettere la terra, questa qui nuova di della Shaka, tutti i trucchi presi da OBS, perché io adoro i trucchi di OBS. È un po' aranciata, questa tonalità, la 07 Maracaibo, e andiamola a provare, non so com'è. Oh mio Dio, è proprio arancione, però che buon odore, proprio arancione arancione, ed è molto scrivente. Non so cosa ne uscirà fuori, ho seriamente paura. Ne ho presa tanta perché ero abituata con la vecchia che avevo, che ne prendevo tanta. Se ne avessi messa di meno, sarebbe stato così male. Vabbè, il colore non è tanto male. Meglio se fossi stata abbronzata, però
prima avevo questa qui. Questa entrò benissimo, soltanto che si è rotto il tappo e non posso portarla. 01 Natural. Ora andiamo a mettere un po' di blush sempre nuovo, che prima avevo questo qui della Lycon, che non lo trovate più perché era un'edizione limitata di non so quanti anni fa. Infatti penso sia anche scaduto, mi ho detto va bene, compriamolo, è l'occasione. Ed è questo qui, colorazione 30 di questa linea. Vediamo questo invece. Vabbè, questo è molto simile, quel blush non è che ne faccio un uso, cioè non è fondamentale per me. Ok, poi andiamo alle ciglia. Ho preso nuovamente questo, che utilizzo il vecchio perché comunque c'è ancora, però è praticamente lo stesso. Quindi vabbè, prendiamo questo qui, oh. Soltanto un po' il perché è cambiato, però è lo stesso. Però sapete che non trovo più fondamentale questo prodotto. Non lo so, sembra, ad esempio oggi stamattina ero a casa di mia zia, quindi non ce l'avevo con me, e ho notato che non è più poi così fondamentale per me. E ora vi mostro il nuovo mascara che ho provato da mia zia, ho detto che lo devo regalare per il mio onomastico, ed è questo qui, che ora vi faccio vedere. È il Fatal Glance, non so pronunciarlo, della Lycon, e ha questo scovolino così. Eccolo qua. È veramente bellissimo, perché quando lo applicate dovete fare questo movimento, lo dovete muovere lo scovolino, non così. Vediamo com'è con il primer, perché prima l'ho applicato senza primer ed era bellissimo. Ora vediamo com'è. Ok ragazzi, è veramente stupendo, cioè guardate qua come le fa nere, come le alza e le dà volume. Veramente bellissimo. Ora non l'ho messo benissimo perché non ho fatto asciugare bene il primer sotto, però se vi posso dare un consiglio, non lo utilizzate con il primer sotto, perché a me è piaciuto molto di più senza, oppure perché l'ho fatto asciugare poco, però mi piace senza. Ora ho due gloss nuovi. Questo qui di Shein, che alla fine non è tanto nuovo perché già l'avete visto in un video, ed è semplice e bianco. Ora invece proviamo questo qua, che è il numero, non so se c'è scritto, 8 Gold Dust, e vediamo un po' com'è. Mi si vedono così tanto come prima. È semplice, sì, mi piace, specialmente come colore estivo. Molto bello. E l'illuminante è sempre quella mia famosissima palette di Huda Beauty. No, non è male, mi piace. Ok, allora, questo trucco fatto meno di un secondo fa, finito meno di un secondo fa, lo andremo a struccare per testare questi nuovi prodotti. Olio in gel struccante di questa marca Coco Nut Beauty Routine, presa da OVS. E andiamo a vedere com'è. Però leviamo prima il gloss, perché con il gloss poi succede un casino, l'olio si attacca per tutta la faccia e quindi anche no. Ok, è un olio in gel struccante con olio di mandorle dolce, vi posso assicurare che odora davvero. Vabbè, l'avevo provato sulla mano, dura veramente tanto, e ora andiamo a vedere, vi faccio il timelapse. Così questa formula in gel. Ok, dopo aver sciolto il trucco in 3 secondi praticamente, andiamo ad utilizzare la mousse d'argento con acqua attiva di cocco. Vediamo se qua poi riusciamo a sentire l'odore, sì. Non ve lo giuro, l'odore di cocco fortissimo, cioè buonissima. Allora andiamo ad inserire un po' le mani. La mettiamo un po', vediamo la formula. L'ho mai provata, da come vedete. A mousse proprio, e vediamo.
olio residuo sempre rimane tutto. Ok, dopo aver sciolto il trucco in 3 secondi praticamente, andiamo ad utilizzare la mousse d'argento con acqua attiva di cocco. Vediamo se qua riusciamo a sentire l'odore, sì. Non ve lo giuro, l'odore di cocco fortissimo, cioè buonissima. Allora andiamo a un po' le mani, la mettiamo un po', vediamo la formula. L'ho mai provata, come vedete. A mousse proprio, e vediamo. Ok, dopo aver levato tutto, vedete, non c'è più niente, la pelle è molto liscia, però dobbiamo nutrirla. Andrò ad usare questo set che poi vi farò vedere, della Bella Via, che è un siero alle vitamine. È un set che ho preso, già provato, direi una bugia se non l'avessi provato, però andremo magari a provare insieme tutto un set per skin care con scrub, maschere, eccetera. Ed è solo lui che riesce proprio ad andare in profondità a nutrire la pelle. Ok, noi ci vediamo al prossimo video e niente, fatemi sapere se voi avete provato questi prodotti e come vi siete trovate.